Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è: c'è alta marea tra Charlene Whitstock e Alberto di Monaco. Il sovrano beccato in compagnia di un'altra donna e non è sua moglie. Inchiodato così, a baciarsi proprio con lei. Che scandalo! Alberto e Charlene lontani più che mai. Alberto di Monaco e Charlene Whitstock sono di nuovo ai ferri corti. Se fino a qualche settimana fa si parlava di un ricongiungimento coniugale che finalmente aveva portato serenità nella famiglia Grimaldi, arrivano oggi nuove voci di crisi e allontanamenti. In realtà, fanno sapere fonti vicine alla famiglia Grimaldi, tra Charlene e Alberto l'alta marea non è mai passata, i due starebbero fingendo pubblicamente per via di un accordo privato stipulato qualche tempo fa, ma vivrebbero già da molto come separati in casa. Adesso poi che la sudafricana è risultata positiva al Covid-19, vedere i due sovrani monegaschi insieme è sempre più un'utopia. Alberto invece non si nasconde e continua a partecipare agli eventi organizzati dalla corona come rappresentante ufficiale della dinastia Grimaldi. Avete visto che cosa ha combinato proprio il sovrano monegasco? Beccato a baciarsi con lei, alle spalle della consorte. Il sovrano monegasco beccato a baciarsi con un'altra donna. Non tira buon vento tra Charlene Whitstock e Alberto di Monaco. I due sono sempre più lontani e mentre la principessa è in isolamento per via del Covid-19, il sovrano monegasco è in libera uscita. Tra eventi, feste e cerimonie ufficiali, non si è fermato un momento. In particolare ha suscitato scalpore una foto che lo ritrae in compagnia di un'altra donna. Stiamo parlando di Melanie Antoinette De Massi. I due, in uno scatto rubato, appaiono complici e sorridenti, e addirittura il sovrano di Monaco stampa sulla nuca della donna un bacio affettuoso. Ma chi è la dama della discordia? Melanie Antoinette De Massi è una cugina di secondo grado di Alberto ed è una delle donne a cui lui è più affezionato. I due sono stati beccati ad un torneo di tennis insieme. Complici e affiatati, i media internazionali hanno parlato di uno scoop clamoroso, ma in realtà sembra che tra i cugini alla lontana ci sia solo grande affetto. A far preoccupare è invece la distanza sempre più imponente tra Alberto e Charlene. La coppia ormai conduce vite separate e, sostengono i media internazionali, quando si mostrano insieme è solo per placare le voci di una separazione che in realtà tra le mura della rocca starebbero già vivendo. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.